Siamo con Mario Tumbiolo, direttore commerciale della Cantina Petrosino. Tumbiolo, come avete affrontato innanzitutto questa emergenza? Ma credo che abbiamo affrontato un po' come tutti quelli che vogliono andare avanti, quindi abbiamo cercato di tenere duro, perché questo è il momento, le chiusure, le difficoltà dei mercati nazionali ed esteri sono evidenti a tutti in tutti i settori. Quindi abbiamo cercato di tenere duro e di sfruttare questo momento di pausa per andare a programmare e andare a sviluppare qualcosa che ci potesse permettere nel momento in cui tutto ripartirà, speriamo ormai, sembra che siamo alle porte, poter ripartire di nuovo e sfruttare appieno le tante potenzialità che la nostra terra ha, sia a livello di prodotti, sia a livello anche di territorio, di immagine, di storia, di arte, di cultura, che chiaramente tutti ci riconoscono. Quindi teniamo duro e stiamo cercando di buttare le basi per quello che è il prossimo futuro, imminente, speriamo, perché non mi nascondo che le difficoltà sono tante, gli impegni commerciali sono notevoli e quindi far fronte a tutto quello che si è buttato e si è organizzato in questi anni non è facile. Le aziende ormai sono strutturate per produrre grossi numeri e quindi fare un passo indietro non è facile, bisogna cercare assolutamente di andare avanti e noi lo faremo con grande ottimismo e grande fiducia. Sappiamo che siamo in procinto di lanciare una nuova linea di prodotti. Ce la vuole discutere, non ce la vuole parlare un po'? Ma nel settore vinicolo chiaramente la tradizione è un elemento importante e fondamentale. Detto questo, coniughiamo continuamente la tradizione con la modernità, lo facciamo sia a livello produttivo, sfruttando la tecnologia moderna che ci viene incontro, e anche dal punto di vista dell'immagine, del marketing, lanciando qualche nuovo prodotto che serve un pochino anche per stimolare il cliente ad avvicinarsi e a comprare. Stiamo lanciando una nuova linea, controllo qui come la bottiglia, la denomineremo Petros, quindi da Petrosino, la cantina ricade nel comune di Petrosino, quindi c'è un legame territoriale storico fortissimo. La nostra cantina raccoglie oggi circa 900 soci, ammassiamo circa 150.000 quintali di uva, quindi abbiamo una discreta dimensione e questo chiaramente ci obbliga a essere attenti e a essere vicini al territorio. Identificare un vino con un territorio è fondamentale ed è quello che noi stiamo facendo e continuiamo a fare. Abbiamo vitigni autoctoni, vitigni allottoli, ma chiaramente nel momento in cui coltiviamo un Merlot o un Syrah non può avere le caratteristiche di un vitigno coltivato in Nord Europa. Chiaramente il terroir, l'acqua, il sole e anche le tecniche di agricole sono diverse, quindi viene fuori un prodotto che ha delle caratteristiche differenti. Quindi diciamo che sono sì allottoli e autoctoni, ma sostanzialmente sono dei vini che la nostra terra ci fornisce. Poi noi abbiamo, nella nostra area, una zona di bianchi, il Grillo, diciamo, è il nostro cavallo di battaglia, è un Grillo coltivato molto vicino al mare, quindi che subisce le influenze positive dello iodio, quindi molta sapidità e salinità nel prodotto, quindi un Grillo particolare che noi, fra l'altro, utilizziamo anche nella produzione di uno spumante, di un frizzante, che sono, diciamo, due prodotti veramente particolari e, diciamo, anche unici. Ecco, il mercato dell'Horeca in quest'ultimo anno e mezzo, diciamo, ha subito prevalentemente rispetto ad altri mercati. Magari la grande distribuzione ancora in media resiste, però l'Horeca ovviamente sta avendo delle grosse difficoltà. È uno dei vostri settori. Come avete compensato? Ah, abbiamo compensato, chiaramente nel momento in cui ci sono state le chiusure totali, non c'era modo e maniera di potersi difendere, quindi intanto abbiamo cercato di stare vicini ai nostri clienti, dal punto di vista psicologico, chiaramente non abbiamo le forze per poterli supportare dal punto di vista monetario, quindi abbiamo cercato di dare coraggio anche loro e farci coraggio anche noi. Abbiamo assalito, assaltato, cercato di colpire per mercati nuovi, lontani, nell'est asiatico, in parte anche in Africa, insomma, mercati che prima, diciamo, avevamo non messo in secondo piano, ma che, diciamo, non attenzionavamo. Queste sono state le valvole di sfogo che ci hanno permesso comunque di continuare a lavorare, ma speriamo veramente a breve di poter tornare a operare con le persone che sono a noi vicine, anche sul territorio nazionale, perché per noi è comunque un vanto sapere che c'è una bottiglia delle cantine Petrosino a Bolzano piuttosto che a Roma, piuttosto che a Catania. Ecco. Il contadino non è mai contento, il contadino si lamenta sempre che piove poco, che piove molto, perché c'è quello e c'è l'altro. Detto questo, chiaramente il governo,
nazionale e regionale hanno messo già in campo una serie di azioni che giustamente ci permetteranno di affrontare in maniera più serena la difficoltà. Io credo e spero che comunque ancora si possa fare qualcosa. Dal punto di vista della progettazione per il futuro, già sono state buttate delle belle basi, anche il nuovo assessore, vedo che ha le idee molto chiare, è supportato anche da tecnici competenti, e mi pare che stia cominciando a centrare il focus. Una cosa che ancora io non vedo molto ben attenzionata, e anzi colgo l'occasione magari per dare ancora uno stimolo a coloro i quali ci amministrano, è assolutamente la necessità di gestire gli invenduti. Noi abbiamo le cantine piene di vini specialmente esclusi. Bisogna assolutamente fare qualcosa per permetterci di piazzare questo prodotto nel mercato. Dal punto di vista commerciale ci sono dei limiti, ma dal punto di vista diciamo normativo, attraverso la famosa distillazione, detta distillazione di crisi, appunto perché così è, e noi siamo assolutamente in un momento di crisi, su questo non ci sono discussioni, è assolutamente necessario che con grande celerità si agisca in questo campo. Noi abbiamo la prossima vendemmia alle porte, abbiamo molto vino dentro e non dobbiamo metterci in condizione di dover svendere questo prodotto alle grandi strutture del nord che non aspettano altro che non ci sia nessun tipo di aiuto. Quindi mi auguro veramente, sinceramente, che si possa dare un aiuto in questo senso, a svuotare le cantine con un prezzo, diciamo, congruo, e permetterci di ripartire, buttarci alle spalle questo 2020 veramente orribile e parte del 2021 e buttare le basi per un prossimo futuro. Ecco, molti vorrebbero che si riprendesse di nuovo il contatto con gli eventi fieristici in presenza. Lei di che linea è? Ma io sono della linea antica, io sono assolutamente favorevole a questo, perché l'e-commerce e i social sicuramente sono gli strumenti che sono stati importanti, ma nel settore vinicolo e comunque nei rapporti umani, il contatto diretto, epidermico, la stretta di mano, lo sguardo negli occhi è fondamentale. Quindi io mi auguro che realmente a breve si possa ricominciare a vedersi, quindi fiere, B2B, workshop, tutto quello che si possa fare, eventi a 360 gradi, perché poi il vino è un elemento che riesce a sposarsi veramente con tutto. Quindi mi auguro che al più presto si possa tornare a questo tipo di azione, perché è quello che poi ti dà realmente la soddisfazione dal punto di vista commerciale, che tu gli dai il valore aggiunto, perché oltre al prodotto dai il valore aggiunto appunto della presenza e del contatto fisico. Quindi sono assolutamente favorevole, spero che con i giusti tempi si possa arrivare a questo. Si parlava, si vociferava di fare un Vinitaly a ottobre in anteprima, io onestamente credo che non sono d'accordo a questo, penso che sia giusto aspettare la naturale scadenza dell'aprile del 2022, come stanno facendo anche le altre fiere, come la Provine o Bordeaux, quindi aspetteranno la naturale scadenza, perché poi potrebbe essere una forma di inflazione o tirare fuori qualcosa che poi potrebbe inflazionare appunto tutto quello che di bello negli scorsi anni è stato fatto. Che annata ci dobbiamo aspettare? In genere si tende a dire che l'annata è eccezionale, ma lo si fa dal punto di vista commerciale. Però devo dire che a oggi le condizioni climatiche sono state eccellenti, c'è stata una piovosità, malattie in vigna ancora non ci sono tracce, un pochino presto, però sembra che tutto vada per il meglio. Mi auguro che anche in questo caso l'assessore Scilla abbia la forza di non portare avanti il discorso della vendemmia verde, perché mi pare una sconfitta. La vendemmia verde è una sconfitta. La vendemmia verde significa buttare via prodotto. No, cerchiamo altre soluzioni, quindi mi auguro che anche in questo caso voglio essere propositivo per quello che può valere la mia idea, ma credo che sarà una buona vendemmia. Il problema è, speriamo che dopo la vendemmia ci sia anche uno sbocco commerciale che ci permetta di raccogliere i frutti, non solo a noi che poi andiamo a chiudere la filiera, ma credetemi, tutti gli agricoltori, tutti i produttori sono veramente allo stremo delle forze. E molti terreni cominciano ad essere abbandonati ed è assolutamente inaccettabile questo, perché la terra è il fondamento di tutto. Se si ferma l'agricoltore, se la zappa viene posata sul terreno, è finita.